Schettari impenitenti o semplici nuovi appassionati, bentornati all'In the Paint, una puntata molto strana, perché partiamo dalla Spagna, dove c'è la grande sorpresa, perché la prima classificata della regular season è eliminata in semifinale. L'Unicaja Malaga perde la serie contro Luca Murcia e saluta il campionato. In finale ci va proprio la formazione di Sito Alonso alla fine di una serie incredibile. Per la prima volta in semifinale succede che nessuno, per la seconda volta anzi in semifinale succede, e nei playoff di ATP succede che la serie si salda con tutte vittorie della squadra in trasferta. Aveva cominciato vincendo 2-2 al Martín Carpena Murcia, trascinata da Dylan Ennis, mentre la formazione bianco-verde-viola aveva rimontato proprio sul parquet murziano, guidata da Ozekowski. Nella gara 5 decisiva partono meglio i padroni di casa con un 11-0 di parziale, ma resiste Murcia e alla fine vince per 70-79. Una partita incredibile di una serie playoff incredibile. Storie che vengono regalate, come si dice in gergo, dal basket e che ci piace raccontare. Andiamo invece a casa nostra, dove le finals sono la prima cosa di cui si dovrebbe parlare, ma non possiamo farlo se non dopo la lista dei 18 azzurri per il raduno di Trento del 9 al 13 giugno, una lista molto sorprendente che ovviamente non comprende i giocatori ancora impegnati nelle finals. A disposizione del CT Gianmarco Pozzecco ci saranno Marco Spissu, Nico Mannion, Danilo Gallinari, Leonardo Marangon della Gesteco Cividale Serie A2 classe 2005, Amedeo Tessitori, Federico Miaschi, Sally Unyang classe 2004 della Dolomiti Energia Trentino, Grant Basile quest'anno anche lui in A2 alla Gribertocchi Orzi Nuovi, Francesco Ferrari, Leonardo Fagian, giovanissimi classe 2005-2004, Ferrari, la grande sensazione delle giovanili italiane con tanti punti segnati al CRT Group College Basketball Borgo Manero, ma anche varie apparizioni nelle giovanili dell'Olimpia come giocatore in prestito nei tornei internazionali come l'Adidas Next Gen Cup. Per Fagian invece una convocazione che arriva come conseguenza di due stagioni in cui ha avuto minutaggi sempre più importanti in quel di Treviso. Convocato anche Davide Casarin della Umana Reger Venezia, ritorna Michele Vitali dopo tanti anni, dopo un paio d'anni d'assenza per infortuni, Momo Diouf ritorna in nazionale dopo l'infortunio e dopo l'esperienza al Rio Breogán, Federico Poser trova la prima convocazione in nazionale dopo la firma con la Vanoli Cremona, Sacha Grant viene richiamato in nazionale, finalmente in nazionale maggiore dopo la stagione a Reggio Emilia, convocati anche Mattia Palumbo, playmaker classe 2000, quest'anno anche lui in A2 alla Benedetto 1400, mentre i due guardiali si giocheranno il posto, Thomas Woldetens e John Petruccelli. Andiamo a parlare di finals perché siamo veramente alla vigilia, poche ore per la prima palla 2 alla Virtus Segafredo Arena Bologna con il fattore campo, fattore che nel Media Day Ettore Messina ha provato a sottolineare per togliere l'etichetta di favorita all'Olimpia Milano. La Virtus invece deve fare i conti con gli infortuni, deve fare i conti con i tempi di recupero di Ante Zizic e il Fellunberg. Sembra più probabile che il danese sarà in campo, anche se con un minutaggio limitato e con un utilizzo limitato. Per quanto riguarda invece il lungo croato, i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi, visto che ha faticato a riprendere gli allenamenti, anche individuali. Appuntamento stasera alle 20:45, attenzione però perché questa è una gara che potrà essere vista non solo in chiaro su D-Max canale 52 del digitale terrestre, ma anche sul 9, quindi basterà premere solamente un tasto del vostro telecomando per accedere allo spettacolo dell'ultimo atto, una finale che per la quarta volta consecutiva vedrà le due squadre più titolate una di fronte all'altra. 16 i titoli per la Virtus Segafredo Bologna, 30 quelli dell'Olimpia Milano.
attenzione è vero anche al fattore campo, come abbiamo detto, perché nella scorsa stagione il titolo fu deciso proprio da questo 4-3 la serie dello scorso anno, anche se quest'anno la serie sarà solo al meglio delle 5, e tutte e quattro le vittorie dell'Olimpia Milano arrivarono davanti al pubblico di casa. Andiamo invece a parlare di mercato con varie aggiunte nelle ultime ore. La formazione dell'Estra Pistoia ha aggiunto il lungo lettone Karlis Silins, classe 1997, lo scorso anno al Göttingen in Belgio, in Germania, dove ha disputato anche la FIBA Europe Cup. Ha la pivot di 211 cm per 112 kg, è dotata di un ottimo gioco interno, ma anche di un discreto tiro dalla lunga distanza. Sempre nella giornata di ieri, Sassari aggiunge un altro tassello italiano al proprio roster con Matteo Tambone, che firma un biennale fino al 2026, con Bogard, classe 1994, è stato capitano per 4 stagioni della VL Pesaro. Andiamo invece a parlare di Trento, che ha firmato il nuovo centro italiano, l'ala centro italiana Jordan Baillet, uscita dalla relazione contrattuale con Brindisi appena retrocessa. Baillet quindi resterà in Serie A firmando un accordo biennale con opzione fino al 2027 con la Dolomiti Energia Trentino, camerunense di formazione italiana. È stato tra l'altro in Italia anche è stato a Brindisi, è stato in A2 a Cantù, giocatore che comunque si è fatto apprezzare per le proprie doti atletiche, ma anche per il range di tiro abbastanza esteso per essere un giocatore prettamente interno. Parlando di interni, è ufficiale anche l'arrivo di Scott Ulaneo alla Givova. Scafati lascia l'Open John Metis Varese, con il quale aveva ancora contratto in essere, ma che è stato risolto consensualmente. La Givova Scafati quindi lo mette sotto contratto. Va, ci scusiamo per la ridondanza, per la ripetizione, per il proprio reparto lunghi. È il primo tesserato della Givova Scafati di questa stagione dopo l'allenatore coach Marcello Nicola. Attenzione proprio in vista di Scafati, perché sembra che il vice di Marcello Nicola potrebbe essere coach Damiano Pilot. Andiamo invece a parlare di NBA, perché stasera comincia, anzi stanotte comincia la grande finale, la finale inedita, quella tra Dallas Mavericks e Boston Celtics, con Boston ad avere il fattore campo a favore, con Boston che ha tutto da perdere in questa serie dopo una stagione a 64 vittorie in stagione regolare, dopo aver vinto 4-1, 4-1 e 4-0 le proprie serie, solamente 2 sconfitte a fronte di 12 vittorie in questi playoff. Lo showdown finale per coach Joe Mazzulla per arrivare lì dove non era riuscito ancora ad arrivare Boston dal 2008 in poi. Dall'altra parte invece i Mavericks vengono dalla vittoria nella serie contro i Clippers per 4-2, quella contro gli Oklahoma City Thunder, numero 1 il seed ovest, per 4-2, e poi per il 4-1 contro i Minnesota Timberwolves, un po' più accidentato il cammino per Luka Doncic e Kyrie Irving e compagni. Una finale che quindi vedrà i Mavericks provare a sovvertire i pronostici con giocatori come Irving e Doncic, che hanno trovato davvero una quadra applicando anche il loro gioco ai propri compagni, su tutti Gafford, che sarebbe pronto a diventare anche sloveno di passaporto e quindi giocare con Luka Doncic anche in nazionale. Per chiudere invece dobbiamo dire un'altra notizia: la VL Pesaro ha ufficializzato nella giornata di ieri, e torniamo in casa nostra, ma andiamo in serie A2, la firma per 2 anni di coach Stefano Pino Sacripanti, che torna finalmente in pista dopo i problemi di salute che l'avevano costretto a lasciare la panchina di Scafati. È un ritorno anche a Pesaro, per cui tanti auguri coach Sacripanti da tutti noi in The Paint. E per tutto per noi, ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui, sempre sul parquet in The Paint. Ciao a tutti.